Concludiamo la nostra rassegna dedicata ai favolosi anni 30 con un'opera e un autore poco conosciuto. Il film che vi presento si intitola Il canale degli angeli e il suo autore è Francesco Pasinetti. Con Francesco Pasinetti ho, tra virgolette, un legame particolare, in quanto molti anni or sono vinsi un premio per un cortometraggio proprio a un videoconcorso a lui dedicato, il videoconcorso Pasinetti di Venezia. E da allora ho riscoperto e apprezzato molto questa figura di scrittore, sceneggiatore, regista e soprattutto storico del cinema, che merita veramente di essere riscoperto e rivalutato dalle nuove generazioni. Francesco Pasinetti nasce a Venezia il 1 giugno del 1911 da una famiglia benestante. Fin da giovanissimo si interessa al mondo dello spettacolo, del teatro, e alla fine degli anni 20 inizia a scrivere i primi articoli, le prime recensioni di cinema sul Gazzettino di Venezia. Insieme al fratello Pier Maria si iscrive ai GUF, cioè ai gruppi universitari fascisti, e proprio con quello di Venezia realizza il suo primo cortometraggio nel 1932, che si intitola Entusiasmo. Un'opera saggio che rappresenta la giornata di alcuni giovani universitari sulla neve. Nel 1933 è uno dei primi italiani a scrivere una tesi dedicata al cinema, dal titolo Realtà artistica del cinema, storia e critica, che discute con successo all'Università degli Studi di Padova. Nel 1939 è il primo italiano a scrivere un volume sulla storia del cinema mondiale, e per questo diventa una delle personalità più importanti del Centro Sperimentale di Cinematografia, dove insegna e svolge anche un'attività di preservazione di tutte quelle pellicole storiche del cinema italiano. Collabora con importanti riviste cinematografiche come ad esempio Bianco e Nero e Cinema, oltre a realizzare diverse sceneggiature importanti come quella del film La Peccatrice, Via delle Cinque Lune e La Locandiera, assieme ad altri personaggi importanti del Centro Sperimentale come Chiarini e Barbaro. Durante la sua carriera, fin dai primi anni 30, realizza anche tutta una serie di cortometraggi, dei documentari molto interessanti, molti dei quali dedicati alla sua città natale. Muore prematuramente nel 1949 mentre stava realizzando un documentario sulle infermiere italiane, che poi verrà portato a termine da Michelangelo Antonioni con il titolo Ragazze in bianco. Nello stesso anno in cui si laurea all'Università degli Studi di Padova, con il fratello Pier Maria vince un concorso per soggetti presentando appunto il suo soggetto originale, che si intitola La Draga. Con i denari vinti a questo concorso decide di realizzare il suo primo film a soggetto, che prenderà il titolo di Il canale degli angeli. Per l'occasione costituisce anche una casa cinematografica, la Venezia Film, che ha sede proprio nella sua casa natale, e ambienta tutta l'opera nella piccola isola di Burano con tutta una serie di attori non professionisti. Il canale degli angeli racconta la storia di una famiglia fatta da una madre, un figlio piccolo e il padre, che mentre lavora ha un incidente per cui è costretto a passare molto tempo a casa. La moglie, per svagarsi, va a una festa appunto veneziana, e qui si innamora di un autante marinaio interpretato da Maurizio D'Ancora. A parte la trama abbastanza leggera, che richiama un certo cinema francese dei primi anni 30, la cosa interessante del canale degli angeli è l'ambientazione. Viene mostrata una Venezia non da cartolina, come veniva rappresentata nel cinema americano oppure nel cinema europeo in generale, ma è una Venezia con i suoi abitanti, una Venezia quotidiana e vissuta.
Ottimo è l'utilizzo del mezzo cinematografico da parte di Pasinetti, dove si sente in maniera molto forte l'influenza del cinema documentario sovietico. Il Canale degli Angeli viene presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1934, probabilmente in una visione privata di cui non si sa molto, e l'anno successivo viene annunciata la distribuzione nelle maggiori sale cinematografiche italiane, una distribuzione che nella realtà non avverrà mai. Dunque il Canale degli Angeli rimane in un certo senso un film invisibile che viene riscoperto soltanto in tempi recenti. La Venezia Film chiude i battenti per fallimento nel 1935, sebbene fosse stato messo in cantiere un progetto dedicato a un film coloniale in Libia. Il Canale degli Angeli, assieme ad Acciaio e La Fossa degli Angeli, anticipa quel realismo che sarà tipico del cinema italiano del dopoguerra.